Ok ragazzi, nuovo video, oggi parliamo di sale, quanto sale assumere. Quindi cerchiamo di capire come regolarci perché me l'avete chiesto in tantissimi su Instagram, veramente bombardati, è una domanda che mi fate in continuazione anche in Q&A, quindi cerco di fare il punto della situazione perché manda in palla molte persone. Prima di iniziare però ragazzi, io ci tengo a dirlo, se è la prima volta che arrivate su questo canale, questo è un canale di bodybuilding di alto livello, io sono un preparatore agonistico, seguo professionisti e amatori di bodybuilding, quindi vi do il mio punto di vista, quello che è il mio lavoro, quello che è il mio mondo, non parlo di bodybuilding just for fun, ok? Questo è molto importante, non cerco like, non cerco follower, non cerco di darvi delle strade facili, io lavoro con atleti, quindi persone che hanno un certo mindset, si impegnano in una certa maniera, super importante. Detto questo, andiamo nel video. Allora, sale, purtroppo quello che vedo è che soprattutto nel campo del bodybuilding enhanced c'è una supervalutazione del sodio, una supervalutazione del sale, perché tendenzialmente ti fa avere più pump, ti fa essere più pieno, eccetera, sono tutte cose che adesso vedremo. Però sostanzialmente si sono come dimenticati tutti contro di una dieta ipersodica, quindi carica di sale. Per cui il punto di partenza da cui voglio iniziare, e la prendo un po' alla tradizionale, sono i pericoli di un eccesso di sale. E dico pericoli di un eccesso di sale per il semplice fatto che se nell'antichità il problema del sale era un problema di deficit, di mancanza di sale, perché trattavamo di periodi di carestia e noi comunque abbiamo una necessità di circa 1 grammo di sale al giorno, più o meno, quindi un dosaggio minimo necessario, un fabbisogno di circa 1 grammo di sale al giorno, attualmente c'è un problema di eccesso perché viene largamente utilizzato nell'industria alimentare e ci sono un sacco di situazioni di sale cosiddetto nascosto, per dire c'è un sacco di sale anche nella Coca-Cola, provate? Ebbene sì. Allora, il sale della cucina è fatto principalmente da 2 minerali, ossia il sodio e il cloro, che insieme al potassio sono i minerali che regolano l'equilibrio di acqua, quindi la compartimentalizzazione dell'acqua nel nostro corpo intra ed extracellulare, e hanno altre funzioni come la regolazione del potenziale in membrana e via discorrendo. Quindi sono logicamente dei minerali molto importanti, che hanno anche un ruolo importante. Normalmente l'eccesso di sale è associato in primis, e questo è il punto principale, a una ritenzione idrica soprattutto in acuto. Questo perché è un minerale che nella pompa sodio-potassio attira acqua a livello extracellulare, quindi fuori dalla cellula, e causa per l'appunto la ritenzione idrica. Ora, quindi questo è il primo problema. È certo un problema che avviene in acuto, perché poi a un certo punto il corpo va a regolare a livello di aldosterone tutti i compartimenti d'acqua, quindi tendenzialmente questo problema non si prolunga troppo, però comunque crea degli scompensi. La seconda problematica, sempre riguardo al sale, è quello dell'aumento della pressione. Questo ragazzi è veramente importante nel bodybuilding enhanced, perché stiamo parlando di atleti che comunque pesano tanto, che hanno di per sé dei problemi di pressione, soprattutto in off season, quindi logicamente devono cercare di fare molta attenzione all'apporto di sodio, ok? Quindi questo è veramente importante e si dà troppo per scontato. Io vedo atleti che stanno veramente a 20-30 grammi di sale al giorno perché dà più pienezza o più pump. È una roba folle, se non folle, è tremendamente stupida. Ok, quindi atleti di 120 kg che stanno là vogliono farsi venire un infarto. Il problema principale è che quando c'è un aumento della concentrazione salina nel nostro corpo, il nostro organismo, per regolarla, la strategia più intelligente è quella di mandare dall'ipotalamo l'input della sete. Quindi noi beviamo di più, la concentrazione salina a livello plasmatico diminuisce, però questo vuol dire anche un forte aumento di pressione sanguigna, ed è una cosa da cui dobbiamo stare molto attenti, ok? Quindi secondo conto principale, l'aumento della pressione, che per soggetti ipertesi logicamente è di fondamentale importanza. Terza problematica da non sottovalutare è l'aumento dello stress a livello della mucosa gastrica, motivo per il quale un eccesso di sale è un driver molto importante per tumori allo stomaco, ok? Quindi anche questo aspetto è assolutamente da non sottovalutare. Ragazzi, vi dico da non sottovalutare perché dovete considerare che c'è tantissimo sale, e questo ci tengo a ribadirlo, in eccesso, nascosto nella nostra alimentazione. Se mangiamo insaccati, se mangiamo il pane, se mangiamo veramente sta dappertutto, ok? Quindi è per questo che molti di noi, quasi tutti, hanno e stanno assumendo un eccesso di sale nella propria alimentazione, ok? Di default, già così, ok? Per questo è importante cercare di regolarlo. E quarta problematica non riguarda tanto il sodio quanto piuttosto il cloro. Abbiamo detto che il sale da cucina è cloruro di sodio, quindi 2 minerali, sodio e cloro. Il problema del cloro è che è un anione acidificante, quindi sostanzialmente il nostro corpo non ha grandi problemi a ritrovare un equilibrio acido-base, però per tamponare questo eccesso acidificante il nostro corpo deve andare a prendere il calcio dalle ossa e, ok, perfetto, la cosa funziona, però negli anni questo porta a una demineralizzazione
della struttura ossea e logicamente a tutte le problematiche di osteoartrite e osteoporosi, ok? Quindi molto importante anche questo discorso dell'eccesso di cloro. Perfetto, questo è il quadro generale. Passiamo a quelli che sono i contro, perché se è vero che sul soggetto medio diminuire l'apporto di sale è molto importante, nel caso dello sportivo bisogna un attimo considerarlo, perché in primis lo sportivo suda di più, quindi noi sudiamo di più, andiamo incontro a una perdita di minerali, quindi logicamente utilizzare il sodio, in generale il sale, un certo quantitativo può essere importante, non a caso in tutte le bevande idrico-saline che andate ad assumere per la performance, quindi Powerade, Gatorade eccetera, c'è un tot di sodio per far fronte alla perdita che abbiamo in sudorazione. Secondo discorso riguarda l'aumento della pienezza muscolare, del pompaggio muscolare, che in situazioni di contest prep, quindi di preparazione gara, è molto importante. Noi con i nostri atleti tendiamo ad aumentare, questo lo vedremo tra un attimo, il sale nel contesto dell'in season, quindi della preparazione gara, e questo è dovuto, e questo è l'ultimo punto, a un miglioramento del trasporto di glucosio all'interno del compartimento intracellulare, ma anche a livello intestinale. Questo perché il glucosio utilizza dei meccanismi di trasporto attivo che sono sodio dipendenti, e anche nell'emissione all'interno della cellula del miocita viene utilizzato il sodio per andare a saturare le scorte di glucogeno muscolare. Quindi da questo punto di vista l'abbinamento carboidrati-sodio è molto molto importante. Quindi all'atto pratico come fare? Come detto, il fabbisogno minimo tendenzialmente per una persona è di 1 grammo di sale al giorno, quindi normalmente una persona sedentaria, il mio consiglio è quello di salare poco, ma veramente un minimo, e di cercare di riscoprire i sapori di tutti i piatti. Per il gusto salato c'è una forte assuefazione, quindi ridurre il sale gradualmente ci porta semplicemente a non avere più la necessità di salare tanto, ok? Ridurre logicamente i cibi confezionati, quelli lavorati, perché contengono tanto sale, quindi se siamo abituati a mangiare quelli, logicamente tenderemo a avere problemi a abituarci a cibi meno salati, ok? Per quanto riguarda lo sportivo, invece, il mio consiglio è quello di stare in situazioni di off-season, soprattutto se pesiamo tanto, di stare sui 3-5 grammi massimo di sale e cercare di bere almeno 3-5 litri di acqua al giorno, ok? Totali di sale che noi mangiamo è logicamente cibo pulito, quindi parto dal presupposto che non si utilizzi cibo confezionato o lavorato, ok? In periodi di contest prep, in cui tendiamo a pesare meno, tendiamo ad aver bisogno di pienezza muscolare, di massimizzare l'assorbimento di glucosio, e poi logicamente sono periodi ristretti, e rimando al video su quanto far durare un cut, in questo caso noi tendiamo ad aumentarlo. Normalmente con gli atleti partiamo da 6 grammi di sale per 6 litri d'acqua e poi andiamo a modulare in base alla risposta degli atleti, in certi casi saliamo, in altri diminuiamo, poi per la preparazione del peaking, quindi della settimana peak week, andiamo a modulare nel corso della settimana, però questo è tutto un altro discorso. Però generalmente quello che vi consiglio di fare in assoluto, non siate troppo maniacali in periodi di off season, fate attenzione a non salare troppo, ok? Perché comunque non andate incontro a carenze, quindi state tranquilli da questo punto di vista. Soprattutto il problema è per chi mangia tanto, perché per i nostri atleti che magari stanno a 600, 700, 800 grammi di carbo al giorno, capite bene che salare 250 grammi di riso, se dovessimo salarlo normalmente utilizzeremo tanto tanto sale, facilmente 5 grammi di sale, ok? Quindi in questo caso bisogna essere molto molto accorti e in qualche modo cercare di tamponare il tutto e di ridurre l'assunzione, ok? Quindi questo più o meno per quanto riguarda il sale. Cercate un parallelismo tra grammi di sale e litri d'acqua al giorno, tranquillamente, senza starvi ad accervellare, è un buon punto di partenza. Ragazzi, con questo video è tutto, scrivete logicamente qua sotto tutte le domande che avrete, sarò ben lieto di rispondere, e detto questo, ci vediamo al prossimo video.